Ospite d'eccezione di Un caffè da Serena Autieri, attrice e cantante dotata di uno straordinario timbro vocale. Buonasera Grazie. Serena e grazie per Grazie. la tua disponibilità. No, grazie a voi per essermi venuti a trovare qui in teatro, all'Agusteo. Beh, la Io sono a tua? casa. Evidentemente sì, una napoletana come te. La tua poliedricità artistica ti consente di passare con una straordinaria naturalezza, disarmante direi, da un genere all'altro, senza il benché minimo imbarazzo, quindi riscuotendo sempre soddisfazione e consenso del pubblico. Grazie. Musical di teatro, fiction televisiva, talent show, cinema, di tutto di più. Ma qual è l'esperienza che ti è rimasta particolarmente nel cuore, quella che ti ha colpito dentro e che ti porti addosso, diciamo? Ma ogni cosa ti lascia qualcosa di speciale, dei ricordi particolari. Poi, avendo iniziato proprio forse dalla musica, perché avevo inciso un disco, come prima cosa ho inciso un disco, cantavo nei locali, poi ho cominciato a fare teatro e poi la Ah, è da solo. fiction. Sì, proprio a Ho Napoli, studiato un quindi ho po', no? studiato, è preparatissimo. E quindi, insomma, ogni cosa mi lascia sempre. Insomma, sono tutte cose importanti per, come dire, arrivare agli obiettivi che in qualche modo mi sono prefissata. Sicuramente il teatro è la forma dove mi trovo più a mio agio, dove mi sento più a casa, dove posso fare le Certo. cose che mi piacciono. E poi il cinema anche è un altro grande, bellissimo regalo. Sto prendendo parte a film Di bellissimi. Albertazzi ti ha diretto, Teatro cioè di che Albertazzi, Gary Ney, nella commedia parliamo? musicale, Alessandro nella. Siani, di tutto, Sì, dai, Madonna sono proprio. Che contenta. napoletana che sei tu, mamma mia, tu sei nata a Napoli, a Soccavo e ne sei degna ambasciatrice nel assolutamente, mondo, grazie. portando in giro la parte bella e artistica di Napoli in tutto il mondo con le tue canzoni meravigliose. Ecco. In tutta sincerità, quanto è difficile alle volte sostenere in un certo senso questi luoghi comuni che accompagnano la nostra città? Beh, un po' sì. Ma ormai diciamo che più che la nostra città, ormai io penso che l'Italia è tutta una, unica e sola, perché a Roma sta accadendo quello che sta accadendo. Insomma, in tutte le città meravigliose d'Italia ci sono i pro e i contro, quindi sento cose ormai un po' dovunque. Certo, Napoli è una città talmente bella che vorrei soltanto parlare di Napoli per le cose belle. Tifi Napoli? E certo, Eh sempre, beh, sempre e diciamo, comunque, per forza, poi in sempre. questo momento proprio c'ha Eh beh, bisogno di e grande magari, carica, incrociamo le dita perché sono pure incrociamole. superstiziosa e quindi sempre incrociamo pure le gambe, c'ho tutto incrociato. Ecco, lo faccio subito. Però insomma, a volte fa dolore, ma molto spesso fa tanto piacere poter dire sono napoletana e sono fiera di esserlo. A proposito di Napoli, ora io direi di fermarci un attimino, facciamo un regalo agli amici che ci stanno vedendo in questo momento e mandiamo uno stralcio di un film che mi ha divertito tantissimo, con te che sei un fenomeno di comicità, devo dire, il principe abusivo, sì, no, ma è divertentissimo. Certo, accanto a Christian è facile, Sì, Siani, Ciambellone, Ciambellone. Alessandro. Infatti, oltre ad Alessandro, naturalmente, un altro grande napoletano, Sì, ecco. grandissimo. Quindi io direi, vediamoci sto, che poi c'è anche una scena, te che balli il tip tap con Christian De Sica, devo dire, veramente esilarante, con quell'acqua, veramente Poi lì ero surreale. incinta. E Ho così. scoperto di essere incinta di Giulia, ho preso una di quelle cadute che ricorderò per tutta la vita, Ah, ma gli ho sulla scena. scoperto, sì, perché era pieno d'acqua, mi avevano tagliato il tacco della scarpa Aia. perché dovevamo scivolare da un divano, Ti sei proprio come facevano spaventata? Ti sei a spaventata al Hollywood. momento? No, ma non sapevo neanche di esserlo in Ah, realtà. ecco, Quindi poi quindi. una settimana dopo ho fatto degli esami, eccetera, eccetera, ho scoperto di essere incinta e dico, Madonna, l'avrei potuta perdere. Pensa Pensa tu. che spavento dopo, Meno però. male, postumo, Sì, diciamo. invece femmina è rimasta lì Ma ti attaccata. abbiamo visto lì, a Sì, tale sì. quale che andare col pancione, tutti a fare il tifo per te, naturalmente qui a Napoli, straordinario, ma magari ne Grazie. parliamo dopo. Ora vediamoci questo stralcio, il principe abusivo con la nostra Serena Autieri. A proposito di famiglia Ciambellone, ti voglio presentare mia cugina, Jessica Quagliarulo, gli ho scroccato di tutto. Piacere. No, scusate, l'ultima volta sono fottuto il braccialetto. Vi saluto a modo mio, se non vi spiace. Non è per voi, eh? Faccio spurcata la camicia, scusate. Che fate? È lo sputacchio, questo smacchia immediatamente. Ah, vedi? Abbiate pazienza. Oh,
Mi faccio male con fazzolette. Il tocco. Scusate, signor Ciambellone, scusate. Gocce di pioggia su di me. Era sereno fino a 2 minuti fa. Poi chissà com'è, ha messo giù il muso insieme a me. Questo cielo e sento gocce sul collo e sulle mani, piccoli brividi che danno non so che sensazione, che sei nuda tra tanta gente che non si accorge che piange. E c'è in te un vero temporale che stai male ma sei libera, e come vedi stai in piedi. Asciugherà è straordinario, veramente divertentissimo. E poi mi ricordo, anche sì. Christian se la cava alla grande ballando. Christian è il re, è il re della musica, del tap, insomma. Io adoro stare in scena con lui, devo dire. Ma poi è simpatico, diciamo la verità, ereditato dal grande Vittorio, il maestro del neorealismo italiano. Sì. Grande Vittorio De Sica, un omaggio, un ricordo, è sempre doveroso. Grandissimo. Per chi ha fatto la storia del cinema internazionale, come Vittorio De Sica. E dopo il principe abusivo non ci poteva mancare certo la principessa, e ce l'abbiamo qua in carne ed ossa, la principessa. Ma poi mi devi spiegare una cosa, poi è una mia curiosità. Tu ti sei abituata ai nobili, tutti questi nobili che ti circondano. Capito. Il principe, anche se abusivo. I conti. I conti. I conti, Carlo. Sì. I conticini. I conticini, hai ragione, lui ha battuta, Ha fatto la battuta. Il tuo compagno di viaggio in vacanze romane. Poi in Frozen, la regina. C'è una cosa che non fai? No, sì, cioè, non c'è, tutto, tante dai. Cose, ma insomma mi arrangio, però mi diverto, mi piace. Poi mettermi in gioco, imparare cose nuove, diverse, è così bello l'emozione, poterlo fare. Certo, il tuo compagno di viaggio in vacanze romane, questa fantastica favola, tornando al Codicini che poi sarà nostro ospite proprio a breve, ecco, questa fantastica favola che ora porti in scena al Teatro Augusteo. Certo, dove siamo adesso. Al Teatro Nobile, parlando di nobiltà, a Napoli. Grande teatro, anzi, che poi Caccavale ha voluto fortemente, quindi noi le ringraziamo, la signora Alba e a Francesco, glielo dedichiamo. Un ricordo questo anche, grande successo che stiamo avendo qui, perché è lui che sta vegliando su di noi, perché l'ha voluto proprio veramente con il cuore. È uno spettacolo che abbiamo fatto 11 anni fa, e infatti, che anche 11 Massimo anni fa Ghini aveva avuto grande successo, e lui era rimasto veramente innamorato di questo spettacolo, non solo lui ma ovviamente anche tutto il pubblico. Certo. E quindi siamo felici di essere ritornati e di aver riportato quel grande successo che è rimasto congelato lì 11 anni fa, che ecco, è sempre quello. Differenze e analogie tra lo spettacolo di 11 anni fa, di una sirena più giovane, non che tu ora non lo sia, ma 11 anni fa oggettivamente lo eri di giovane, più. Emozioni ed esperienza, analogie e differenze, in breve. Beh, sono due cose completamente diverse. Questo è uno spettacolo molto più attento alla tecnologia, molto più fresco, più dinamico, più moderno, se vogliamo usare questo termine così, anche se ovviamente Pietro Garinei mi ha lasciato tantissime cose, insomma, tanti ricordi, tante cose mi ha insegnato, che abbiamo cercato di rispettare in questa ripresa, che poi non è una ripresa ma è un riallestimento. Senti, ora io direi, prima di vederci uno stralcio di questo di Vacanze Romane, dai, la principessa, mi sento un po' pure io principe, chissà perché come... Però sono senza corona adesso, a parte questo boccolo che stavo facendo, ma la parte corona, più ricca.
Mi sembra di abitare in una favola, adesso la mia vita è solo mia, la casa che vorrei è il mondo intorno a me, è la risposta a tutti i miei perché. Mi sembra di abitare in una favola. Poi dovete venire a vederlo. Questo è un premio, un piccolo omaggio, un piccolo riconoscimento. Che Maria, che ti ricordi della trasmissione? Io sono proprio un'appassionata del caffè. E dopo ci arriviamo. Cioè, questa è proprio la targa per me. La offre Roman Flex, lo ringraziamo. Grazie. E ora in attesa del caffè la consueta domanda, il tormentone solito che faccio un po' a tutti, mi hanno detto di tutti i colori, De Crescenzo, Bud Spencer, il Biagio, ognuno mi dice una cosa. Speriamo che anche Serena mi dice una cosa bella, intrigante. Ma che cos'è il caffè per una napoletana doc come Serena Autieri? Ma no, è un momento proprio di sogno. Quando, al momento in cui lo ordini al bar, perché io preferisco quello del bar, devo essere sincera, sì. Anche a casa c'è la tradizione della moca, così, ma il bar è un'altra cosa. Innanzitutto il rito, ti mettono il piattino, magari col cioccolatino, così, poi arriva sta tazzina, dolce, no, non ce la faccio mai. Sta tazzina già un po' caldina, tiepida, quasi più calda che tiepida, questo profumo, quindi prima l'annusato e cominci a sognare. Ti senti veramente bene quando vuoi trascorrere quei 10 minuti. Ti senti proprio magicamente. È un momento veramente di magia, altro che vacanze romane. Bello, è una magia, il caffè è una magia, eccola la chicca che mi aspettavo. Si può? Ah, ecco il caffè, vieni. Buonasera. Buonasera, grazie. Ma voi siete Serena Autieri? Sì. Ah. Che bello, la principessa di vacanze romane, un musicolla che ha già visto l'altra sera a teatro. Ti è piaciuto? Che meraviglia, uno spettacolo straordinario. Ma voi non mi parite Condicini, un giornalare che l'intervista? Qual giornalare? Sei mai giornalista? Beh, giornalare, giornalista, è la stessa cosa. No, veramente, sono tutto diverso, insomma. Un conto è, con tutto il rispetto per la categoria degli edicolanti, un conto è giornalare e un altro è un giornalista. C'è una bella differenza. Vabbè, quanto a questo, pure tra voi e Condicini ci sta una bella differenza. No, anzi, è un'enorme differenza. Ovvero? No, non è vero. Dai. Gli occhi chiari ce l'ho. Sa pure cantare, sì. Signore. No? Dimmi, che devo cantare? Non lo so. Tante canzoni col sì, forte, sì, Armando Trovaioli. E allora fateci sentire qualcosa. Ma che ci fa sentire a te? Tu devi portare il caffè, pensa a portare il caffè. Non mi piace tutta questa confidenza. Ma perché? Caccia ditte male. Ti racconterò dell'artista che io sono. Sacrifici quante notti a ripassare quelle parti. Tu non sai quando chiude quel sipario. Quante cose da rifare, quante cose ancora da imparare. Pigliatevo caffè, pigliatevo caffè, pigliatevo caffè, insieme a